È l'antico patrono di Venezia prima di San Marco. Il Todaro, statua che raffigura San Teodoro da Mansea, per secoli ha campeggiato sulla colonna di sinistra di Piazzetta San Marco. Un manufatto che è un pasticcio interessante di pezzi di epoche varie, comprese tra il IV secolo d.C. e il 1300, che per 700 anni ha dominato dall'alto l'area merciana e palazzo ducale con un occhio alla laguna. Un riferimento per la città e i veneziani. La statua originale fu sostituita da una copia nel 1940 con lo scopo di salvaguardarla durante la guerra. Da allora è sempre rimasta nel cortile dei senatori del Ducale, in attesa di essere restaurata. Ed ecco, dopo 10 mesi di lavoro, il Todaro tornare alla sua antica enigmatica bellezza. Un momento importante per Venezia questo oggi. Assolutamente sì, è veramente con molto piacere e devo dire che sono commossa oggi di trovarmi qui al fianco il dottor Andrea Rigoni, perché la sua eleganza, la sua semplicità con la quale ha seguito tutto il restauro dietro le quinte è un esempio che noi, io sono presidente della Fondazione Musei Civici ma sono anche un'imprenditrice, noi tutti imprenditori, soprattutto del Veneto, di questo territorio, dovremmo imparare. E questo è proprio la contaminazione da parte del dottor Rigoni alla città e a tutti quelli che potrebbero supportare la fondazione in questi percorsi. Eh sì, questo è un regalo grandissimo che facciamo soprattutto ai veneziani, soprattutto ai cittadini, proprio per il simbolo della statua, e quindi credo che era veramente giunto il momento. È tutto amato da Venezia, la vita dei veneziani viene prima di tutto, questi sono simboli, quello che importa è che riusciamo a rilanciare il futuro, e questo è l'esempio di una collaborazione importante tra un'impresa privata e le istituzioni pubbliche. È l'esempio, cioè questa statua deve rappresentare a tutti. Quando vedrete la colonna del Todaro dovete pensare che dietro ci sono i privati, che ci sono delle persone che lavorano, che sistemano la città e la mettono a posto. In questo caso solo con soldi privati, non abbiamo speso niente. Si chiama sussidiarietà, è un principio declinato nella Costituzione. A Venezia cerchiamo di metterlo in pratica. E giustamente i privati, è bene che lo ricordiamo, in questo caso c'è Andrea Rigoni, che è un'azienda che fa marmellate da Asiago, che è parte pienamente della città metropolitana, l'ha detto, il cuore nostro parte dalle montagne, arriva al mare, ed è per questo che ci mettono delle risorse. Per cui Venezia la stanno salvando i veneziani metropolitani, come dicevo e come continuo a insistere. Questa è la strada, far ripartire le fabbriche, far partire il posto di lavoro. Davanti la strada del Totoro che ci guarda con la lancia, perché a quel tempo gli animo guerrieri, a quel tempo. Mentre però intanto qualcuno si occupa di fare, qualcun altro si occupa di disfare, per esempio di mandare messaggi quando c'è un incendio, che creano anche allarme tra la popolazione, questa è una cosa grave. Eh sì, però insomma, mi sembra che gli organi di comunicazione hanno fatto abbastanza bene il loro lavoro, diciamo che su internet insomma, bisogna stare attenti a prendere tutto per oro colato, dai vaccini ai consigli elettorali, insomma, forse conviene conoscere le persone dal vivo, perché insomma non basta più fare dichiarazioni, bisogna verificare che le persone che dicono le cose siano credibili, e la credibilità e la coerenza è un valore che va riscoperto, lo diciamo sotto il Todaro. A Venezia, se uno diceva qualcosa non andava bene, gli tagliava la testa a quel tempo. La testa del Todaro è parte di una scultura enorme raffigurante Costantino. Il busto è di una statua ioricata, probabilmente dell'imperatore romano Adriano, mentre le altre porzioni del corpo, il drago e i piedi, furono aggiunti nel 1300. Vari anche i materiali utilizzati, dalla pietra d'Istria dello scudo al marmo purocornesio, al marmo di Carrara, fino al marmo bianco proveniente dalla Turchia. È una bellissima occasione, un grande restauro fatto da una ditta di grandissima competenza e da un mecenate straordinario come Rigoni di Asiago. Noi naturalmente come Fondazione Musei Civici non possiamo che rallegrarci di avere questa statua che era qui da tanti anni, dal 1948, posizionata in questo posto, era stata trasferita dalla colonna qui nel 40 a causa degli eventi bellici.
ma era sempre rimasta piuttosto trascurata. Oggi è tutto cambiato, anche perché una buona illuminazione, un grande restauro, un lavoro significativo, e devo anche dire che è una delle testimonianze non solo simboliche, ma anche tra le testimonianze più importanti del periodo verso il 1300, anche se la datazione è ancora tutta incerta da studiare, e quindi rimane anche un manufatto straordinario per la sua complessità, formato da un assemblaggio di parti completamente diverse che vengono da fonti diverse, e quindi è veramente una specie di straordinario enigma, ma di grandissima qualità. È un ulteriore tassello in questo programma che è iniziato anni fa di remise in forma di Palazzo Ducale, un palazzo che sta riscoprendo anche aspetti poco conosciuti e che questi aspetti rilanciano un po' tutta la dinamica del Venezia in genere. C'è la colonna fuori, si entra, si trova l'originale, è un continuum. Sì, devo dire che Palazzo Ducale sembra un palazzo di cui si conosce tutto, non è così. Abbiamo ancora parecchie parti della struttura che hanno bisogno di essere aperte al pubblico e che per ragioni di sicurezza o anche necessità di restauro un po' alla volta stiamo recuperando. Recentemente abbiamo recuperato la Quarantia Civil Nova e la Quarantia Civil Vecchia, alcuni anni fa è stata recuperata la chiesetta personale del Doge, stiamo lavorando molto sull'illuminazione, che è una parte importante. Siamo oggi dotati di una illuminazione che veramente non fa onore alla qualità, soprattutto dalla parte dei soffitti e degli intagli lignei. Quindi sono stati aperti un nuovo itinerario segreto, dunque stiamo lavorando costantemente per tenere il palazzo sempre più aperto e sempre più bello. E servono sempre di più mecenati? Sempre di più mecenati, perché naturalmente la fondazione investe molto sul mantenimento delle proprie sedi, una buona parte del nostro bilancio è dedicato a questo, ma lavori straordinari, devo dire che farli in partnership è un grande appoggio. Si cercano mecenati per riportare l'oro nero d'Italia al suo antico splendore. Che cosa spinge ad investire? Ma forse una maniera nuova di essere mecenati, quella di curarsi un po' della sostenibilità. Noi non dobbiamo andare a dar conto di quello che facciamo alla città piuttosto che ai nostri vicini di casa, ma dobbiamo essere sostenibili. E la nostra è un'azienda che ha preso sul serio anche questa forma di comunicazione. L'Art Bonus vi agevola, vi aiuta, è uno stimolo, un incentivo, bisogna farlo proprio per amore dell'arte? Io penso che prima di tutto dobbiamo essere noi che siamo convinti che questa sia una cosa bella e buona da fare. E come dicevo anche prima, è un esempio. Io sono contento di fare queste cose qua anche come piccolo esempio per tanti altri imprenditori come me che possono seguire quello che abbiamo fatto. Perché proprio la statua del Todero? Ma perché, insomma, se lei la guarda adesso capisce subito perché. Perché le rughe del tempo l'avevano ridotta, perché è veramente, oltre ad essere un simbolo, è veramente qualcosa di unico, qualcosa che è un patrimonio di Venezia e nel cuore dei veneziani, e anche un patrimonio di tutti. Caro
Carol Weil, la nipote di Peggy, e lei, la neo direttrice della collezione Peggy Guggenheim di Venezia, riceve il testimone dopo 37 anni da Philip Raylands, curatrice del Museo Salomon Guggenheim di New York, ha curato molte rassegne d'arte contemporanea nel mondo e prima di entrare a far parte del Guggenheim ha lavorato come curatrice e ricercatrice in una casa editrice d'arte a Firenze. Impeccabile il suo italiano. Prima si diceva con alcuni colleghi che questo è uno degli edifici più intriganti di Venezia. Lei qui ci veniva da bambina, quindi lo conosce come noi. Sì, era sempre un posto incredibile. Questo palazzo non compiuto era sempre affascinante, sembrava un po' strano. Sul Canal Grande, poi in questo punto del Canal Grande in particolare, e per quello aveva un certo fascino. E poi mi sembrava che fosse sempre perfetto per la collezione di arte moderna, di arte del primo Novecento. Arte del primo Novecento che è diventata un po' la cifra di Venezia dopo la Biennale, Punta della Dogana, però la collezione Peggy Guggenheim ha aperto la strada di una visione di che tipo per quanto riguarda l'arte nel mondo? Ma credo che la collezione per la sua eccellenza culturale, storica, ha aperto la strada per altri musei di, soprattutto di arte contemporanea. Certo, la Peggy, quando è venuta qua nel 48, che ha presentato la sua collezione alla Biennale, ha proprio fatto un grandissimo regalo a Venezia, all'Italia, portando con sé una collezione di altissimo livello, di opere che non erano ancora conosciute in Europa e in Italia. E questa è una cosa importante per la collezione, mantenere questo punto di riferimento su il primo Novecento, che è così importante nella storia dell'arte, ma avendo naturalmente sempre un occhio verso il futuro. Quale sarà la linea della sua direzione? Dopo 37 anni c'è un cambio di mano, quali saranno i tratti che caratterizzeranno il futuro? Certo, ancora devo cercare di capire quale strada devo percorrere. Io ho molta ammirazione per Philip Raylands, per tutto quello che ha fatto durante questi 37 anni insieme al suo staff eccezionale. Io penso che il programma di mostre sia stato sempre molto buono, bisogna vedere come si possa sviluppare ancora di più se è necessario, ma io voglio continuare a mantenere l'eccellenza di questo posto. Un'eccellenza che è sempre più interattiva anche con gli educational per i bambini, un'arte che non è da visitare solo per pochi eletti, ma un'arte che deve avvicinare tutti nella sua bellezza e anche nella sua innovata semplicità. Assolutamente, questo è molto importante, questo è proprio un'altra grandissima cosa che ha fatto Philip. L'arte deve essere condivisa, amata da tutti, tutte le età, tutti sono benvenuti. E infatti questo era anche molto importante per la Peggy. Lei credeva che l'arte fosse per tutti, non solo per dei particolari, per una elite. E dunque è per quello che ha fatto questo grande regalo di offrire il suo museo, la sua collezione per un grande pubblico. Un museo che ha una linea, un'architettura che è fatta apposta per questo tipo di fruizione, no? Osservare le opere, poi potersi fermare a riflettere, poter apprezzare la bellezza anche di questa terrazza o dei giardini. Sì, quello infatti è quello che rende la collezione così speciale, credo, perché c'è questo palazzo bianco bellissimo con queste belle forme geometriche molto semplice e elegante, il palazzo stesso che ha questa storia di Peggy ma anche di storie precedenti con la marchesa Luisa Casati ed altre, e il giardino affascinante che è uno dei pochi giardini privati e che offre la possibilità di potersi riposare, di poter godere questo angolo di Venezia così speciale.
È stata annunciata questa mostra che sarà intorno ai 3 quadri di Picasso, no? Quindi dei dipinti che però diventano anche motivo di espressione per un ragionamento più globale sull'arte. Sì, certo, bisogna sempre guardare al globale, poi oggi più che mai. Picasso è sempre un artista molto molto rilevante. Io stesso ho lavorato con una curatrice alcuni fa su una mostra di Picasso, c'è sempre qualcosa da scoprire su di lui. Questa mostra mi sembra un progetto molto interessante, e sono questi piccoli gioielli di mostra intorno a un quadro particolare della collezione, uno dei capolavori della collezione di Picasso, che rende il museo ancora più speciale. Che cos'è l'arte per Peggy? L'arte era qualcosa da condividere con gli altri, era una cosa specialissima per lei e lei credeva che fosse importante condividere con tutti. Lei amava, rispettava molto gli artisti e ha fatto il possibile per aiutarli e alla fine creare questa collezione, fosse in onore degli artisti e per tutti. Cos'è l'arte per lei? La stessa cosa, devo dire, la stessa cosa. E da New York a Venezia? Ma è una cosa meravigliosa, ma lascio una isola per venire a un'altra isola. Dunque, attraverso l'Atlantico, per tornare sul Mediterraneo, l'Adriatico, e sono felicissima di spostarmi qua insieme al mio marito. Sempre però in una continuità tra le collezioni. Certo. Una gran continuità con Guggenheim di New York, e questo per me è importante. Un premio che lo ha sorpreso, Rino Rappuoli, l'European Inventory Awards 2017, il merito di aver aperto la strada dei cosiddetti vaccini coniugati. Con la sua vaccinazione inversa si avvia un'immunizzazione basata sullo studio del genoma. Ultimamente sono i vaccini per il meningococco. Finalmente abbiamo vaccini per tutti i tipi di meningococco e vaccinando possiamo eliminare la meningite dalla faccia della terra. E questi sono fatti, adesso vanno usati, perché se non si usano non funzionano. E poi dovremo lavorare sulle sfide del futuro. Una cosa che a livello di ricerca abbiamo già risolto è un vaccino contro il virus respiratorio sincitiale. Era impossibile fino a 3 anni fa, adesso abbiamo la soluzione e tra 7-10 anni ci sarà questo. E poi le idee sono tantissime, perché le nuove tecnologie ci permettono di fare tante cose. Per esempio, ultimamente abbiamo avuto sentito parlare di Zika, Ebola, SARS, tutte cose che influenza pandemica. Con la vaccinazione possiamo prevenire queste cose. Poi oggi siamo tanto preoccupati di tumori, eccetera. Credo che finora i vaccini non hanno contribuito a curare i tumori, hanno contribuito a prevenire i tumori. Tutti i tumori della cervice causati dal papillomavirus oggi possono essere prevenuti vaccinando, e tutti i tumori del fegato dovuti al virus dell'epatite B sono prevenuti, non esiste più questa malattia. Senta, lei se l'aspettava sto premio? Ma francamente no, perché prima di tutto non sapevo che esistesse questo premio, quindi non potevo aspettarmi. Quando mi hanno detto che ero finalista di questo premio, ho detto che c'è una chance su 3, però già essere uno dei 3 va benissimo. Quindi essere qui a Venezia? Ma questo è eccezionale, perché in qualche modo essere diventato la persona che ha l'occasione di rappresentare l'invenzione italiana in Europa a Venezia è una cosa eccezionale, non si poteva chiedere di più. Come si spiega questa? Ah, scusami. Una domanda, ma sì. Si sta introducendo l'obbligo in Italia dei vaccini, secondo lei è giusto? Glielo chiedo perché la regione Veneto sì. Dice no. Se dunque, la mia opinione è che purtroppo l'obbligo è necessario. Dico purtroppo perché se la vaccinazione è una cosa così importante che la gente dovrebbe capire che va fatta e non ci dovrebbe essere l'obbligo. Però visto che non siamo stati capaci di educare tutti a questa cosa, a capire quanto è importante la vaccinazione,
in questo momento era importante introdurre una legge che lo obbligasse, per ricordare alla gente che è una cosa importante, che la libertà individuale non può ledere la libertà altrui. Ma come si spiega questa ondata di antivaccinisti? L'ondata di antivaccinisti io la spiego con il fatto che abbiamo una popolazione di gente sana che sta bene grazie alle vaccinazioni, che non muore più per le malattie infettive, e quindi si può permettere di discutere queste cose. Quando vado nei paesi del terzo mondo dove le madri vedono i loro figli morire di malattie infettive, non gli devo spiegare quanto sia importante la vaccinazione, sono loro che la spiegano a me. E quindi qua abbiamo una generazione di giovani, sia genitori che pediatri che medici, che grazie alla vaccinazione non hanno mai visto una difterite, vaiolo, polio, eccetera, e quindi pensano che vaccinare non sia possibile, pensano che questa sia una cosa naturale. Il fatto che non ci sono queste malattie non è naturale, è perché vacciniamo. Se smettiamo di vaccinare, queste malattie ritornano. Ci sono degli interessi sotto negli antivaccinisti? Non lo so, non glielo so dire perché non lo conosco. Io penso che molti degli antivaccinisti sono solo persone che non siamo stati capaci di informare nel modo giusto di quanto sia importante la vaccinazione.